rubrica dell'amore. Ciao stupendi! Ed è un sacco di tempo che voglio parlarvi di un argomento fondamentale ed importantissimo per la vita di tutti noi. Come presentarsi al primo appuntamento. Ma per parlare di questo argomento c'è bisogno di uno specialista. Exciting and new. Salve, sono il dottor Love. Cuori spezzati? Palpitazioni sentimentali? Crisi emotive? Per ogni problema di cuore c'è il dottor Love. Oggi parleremo di primi appuntamenti. Perché vedete, quando i giovani maschi devono affrontare un appuntamento, il primo appuntamento, alla sola idea di incontrare una ragazza, reagiscono così. Ok, niente panico. Ci sono io qui a guidarvi passo passo. Questa sarà un po' più complicata del previsto. Dunque, innanzitutto, calma e sangue freddo. Abbiamo tutto il tempo per prepararci al meglio. Perché vedete, in un primo appuntamento è fondamentale non lasciare mai nulla al caso. Tutto va preparato nei minimi dettagli, ma c'è una sola regola fondamentale: apparire meglio di come siete. Chiaro? Ma vediamo alcuni casi in particolare. Ad esempio, ecco, la pancia. Avete un po' di pancia. Tenetela indietro. Più indietro. Più indietro e trattieni il respiro. Di più, di più! E poi cos'altro c'è? Vediamo. Ma certo, le orecchie a sventola. Dottore, ho le orecchie a sventola! Avete le orecchie a sventola? Semplicissimo. Indossate un cappello buffo. Ok. Ecco, questo no, un altro. Carino, ma no, un altro. Dove l'hai comprato? Ma riportaglielo, un altro. Sistemati i dettagli, siete pronti per andare in scena. Ora, lo so che magari qualcuno di voi è proprio al primo appuntamento, e intendo proprio primo, cioè che un appuntamento non ci siete mai stati. Quindi magari qualcuno di voi potrebbe pensare che dire la verità sia la cosa giusta. Sbagliatissimo! Mai dire la verità. Altrimenti guardate cosa potrebbe succedere. Sai, sono molto emozionato. Sì, guarda, mi tremano le mani. Vedi, poi sono anche tutte sudate. Ieri sera ho anche fatto una preghiera. Perché volevo che oggi andasse tutto per il meglio. Angela! Angela! Comunque, ormai il concetto è chiaro, no? Niente confessioni, niente spremute di cuori e niente verità. Mentire, mascherare e nascondere. E quando parlate di voi, esagerate, sempre. Fate così. Ma dove eri? E non è che ti aspetto, stava a fa' la colla. Scusa Gioia, ma sai, un signore ha avuto un infarto. Ho dovuto fargli un massaggio cardiaco. Gli ho salvato la vita. Figo! Ma che figata, dove hai imparato? In Africa.
Ho fatto il volontariato nelle zone di guerra. Ammappate, così giovane. È proprio quello che mi hanno detto all'esame di laurea. L'ho presa a 15 anni. Poi la seconda laurea... Porca pupazza! Mo penserai che sono una buzzicona ignorante! Chissà quante ragazze che hai avuto tu! Centinaia. Ma nessuna bella come te. Visto? E anche per oggi è tutto, ma non temete, perché il Dottor Love tornerà a darci utili consigli. E se avete domande da farci a me o al Dottor Love, non esitate a mandarceli qui. Massima della settimana. Ad ogni donna corrisponde un seduttore. La sua felicità sta nell'incontrarlo. Ciao! Io sono il Dottor Love, guarisco tutti i cuori, mi mangio il torrone e mi vesto col marrone, yeah! Thank you.